Allora, abbiamo ammirato Francesco Ciminelli qualche minuto fa sul palco a recitare, a cantare, anche ad interpretare poi le poesie, quindi a dimostrazione, Francesco, che sei un talento, no? Sei un giovanissimo talento di Francavilla. Ecco, dici com'è nata questa tua passione, ecco, questa tua voglia di esprimerti in pubblico, perché non è facile parlare in pubblico. Sì, è tutto iniziato attraverso scuola di recitazione. Avevo una passione per il teatro, leggendo bene, saper interpretare e imitare. E esibirsi su un palco all'inizio è stato un pochino ansioso, però adesso sono abituato perché non è la prima volta che salgo sul palco. Ecco, tu questa sera hai recitato dei testi anche importanti, no? Anche significativi, tra l'altro con Bruno, che è un tuo amico con il quale condividi una serie di, ecco, di attività. Chiaramente quando si fanno alcuni tipi di recitazione, insomma, si è presi in maniera particolare. Sì, è molto vero. Bruno è un grandissimo amico, grandissimo compagno di viaggio ed esperienza. Sì, saper recitare non è facile perché bisogna anche studiare la dizione, però sono molto contento di aver fatto esprimere a tutti quanti la mia passione, trasmesso le mie emozioni a quelli che mi hanno ascoltato. Ecco, qual è il tuo sogno nel cassetto? Cosa tu vorresti diventare tra un po'? Io vorrei essere un attore e cantante pure. Ascolta, ma a livello scolastico tu ti stai predisponendo per questo o diciamo dividi le cose? Lo studio è una cosa e poi l'arte è un'altra cosa? Io li divido, sì, perché lo studio è molto importante, perché forma la carriera scolastica e forma te stesso. L'arte invece, diciamo che io la divido di meno, perché prima studiare, cioè in poche parole, prima il dovere e poi il piacere. Ascolta, qui vicino, tu sai, a Lauria c'è Rocco Papaleo, no? Che pure è partito così, è andato all'università, ha frequentato un po' i teatri, anzi, a dire la verità, già da giovane liceale partecipava a delle rappresentazioni teatrali già a Lauria, al Lago Negro. Ecco, tu stai facendo già di queste cose probabilmente. Sì, credo che lui sia un grandissimo attore del nostro paesino, della Basilicata. Sì, pure io sto iniziando a fare queste cose, infatti non solo in questa manifestazione, abbiamo fatto il concerto con Bruno in diverse tappe. Questo è che... Di questo tu assolutamente ti vuoi incamminare in questa direzione. Ecco, se volessimo evidenziare due tuoi miti, no? Allora facciamo il cantante che più ti piace e l'attore che più ti piace. Quali nel tuo Olimpo chi metti? Io metterei come cantante Luciano Ligabue, perché è un mio mito, cioè mi ha insegnato a cantare, lo imito anche, quindi. Come attore Raul Bova, credo che sia un grandissimo attore che ha fatto strada come tutti. Ascolta, un'ultima domanda, hai visto, ci sono questi queste trasmissioni televisive che servono a lanciare i talenti, no? Tu se ti venisse proposto, tu parteciperesti, non so, X Factor, queste cose qua? Sì, parteciperei, infatti io l'anno prossimo vorrei provare a fare l'audizione X Factor, soprattutto perché c'è Fedez che è un grande rapper. Credo di... A te piace, ho visto che in una canzone vi era un mix tra, diciamo, la musica sacra e rap. Sì, mi piace molto il rap perché, come si dice, è una musica di strada, cioè è nato sulla strada, non è nato come rock, capisci? E allora, ascoltami, noi ti facciamo i migliori auguri, ti seguiremo davvero in bocca al lupo per quanto riuscirai. Sei anche un compositore, no? Sei solo... scrivi anche? Ho scritto anche la canzone insieme a Bruno Fittipaldi, Cerca l'amore, sì, grazie per gli auguri. Quindi allora sei un personaggio completo, perché addirittura reciti, scrivi, insomma, sai fare un po' tutto. Sì, alla mia età, cioè, non tutti. Ma qui a Francavilla c'è il calcio, no? Tra i giovani, e tu sei anche non dirmi che, che vai pure a scuola calcio a fare il calciatore, perché a quel punto chiudiamo la telecamera all'istante. No, scuola calcio no, però lo pratico con i compagni per divertimento. Sì, okay. Grazie. Grazie a voi soprattutto per questa intervista, per la trasmissione. Ringrazio soprattutto la festa d'autunno, tutti quelli che hanno partecipato. Grazie.